non vi è oggi categoria più totalitaria di quella di totalitarismo, categoria mediante la quale si liquidano inappellabilmente tutte le esperienze sociali e politiche che hanno attraversato la storia del Novecento e che non siano quella della democrazia occidentale di tipo capitalistico uscita vincitrice dal secolo breve. La categoria di totalitarismo è totalitaria giacché esercita una pressione totalizzante sulle menti di tutti gli abitanti dell'odierno monoteismo del mercato, giacché infatti viene presentata tramite la manipolazione organizzata, il mainstream mediatico, la fabbrica dei consensi artatamente pilotata dai nuovi sacerdoti del politicamente corretto, viene presentata come se fosse una categoria sacra, liturgica, che non può essere messa in discussione. Addirittura nelle scuole, quelle che Gramsci chiamava i cimiteri della cultura, nelle scuole, nelle università, questa categoria viene presentata come se fosse una categoria religiosa che non può essere messa in discussione, che deve essere accettata e sulla cui base bisogna respingere tutte le esperienze altre rispetto al capitalismo dominante. Ecco allora che totalitarismo sono stati per il pensiero unico dominante il fascismo, il nazismo, il comunismo, posti peraltro indebitamente sullo stesso piano, e di più totalitarie sono tutte quelle esperienze future che possano mettere in discussione l'assetto dominante della produzione, dei rapporti sociali e dei diagrammi di forza. Per questo la categoria totalitaria del totalitarismo svolge una funzione eminentemente apologetica e conservativa rispetto all'ordine esistente, nella misura in cui lo innalza, se non a migliore dei mondi possibili, comunque a mondo storico preferibile a tutte le altre forme possibili, liquidate indistintamente come totalitarie. Di qui scaturisce peraltro l'indebito ed esiziale uso della categoria totalitaria di totalitarismo, che è volto a liquidare, accostandolo immediatamente al nazismo, ogni altro possibile mondo storico rispetto a quello capitalistico. Ecco allora che il comunismo, tramite l'uso della teoria dei totalitarismi gemelli, viene presentato esso stesso come l'analogo del nazismo. Viene liquidato integralmente, dimenticando che il comunismo è stato anche ciò che nel Novecento, pur con tutti i limiti del caso, ha saputo tenere a freno il dilagare del capitalismo, ha posto in essere un ordine sociale più giusto rispetto a quello totalitario e neoliberistico oggi imponentesi su tutto il mondo, per non dimenticare poi il fatto che il comunismo ha liberato l'Europa dal nazifascismo. Ecco dove sta allora l'uso totalitario della categoria di totalitarismo. Se volessimo essere corretti e fare un uso tale da rendere giustizia storica alla realtà, dovremmo dire che la categoria di totalitarismo si applica a maggior ragione, più che ai comunismi e al nazismo, all'odierna società del totalitarismo capitalistico, che è quella che totalizza le coscienze ancor prima che i corpi e che anzi può lasciare liberi i corpi nella misura in cui ha totalizzato le coscienze impadronendosene. In fondo, se ai tempi del comunismo storico novecentesco, del nazismo, i dissidenti erano puniti con Auschwitz e con il Gulag, oggi non vi è più bisogno di punirli semplicemente in ragione del fatto che non esistono più i dissidenti, giacché il potere tecnocapitalistico colonizza le anime e fa sì che tutti ci troviamo nella condizione di docili servi che amano le loro catene. È il totalitarismo perfettamente realizzato. Per non tacere poi del fatto che la propaganda ufficiale oggi tende fin dalle scuole elementari, poi alle medie, al liceo, per non parlare dell'università, a far sì che gli studenti si convincano che il Novecento è stato il secolo del totalitarismo e che dunque debba essere abbandonato al suo destino, dimenticato come l'epoca del terrore, dell'orrore totalitario. In questo modo, in questa riscrittura ideologica della storia, si dimentica che il Novecento è stato anche il secolo del lavoro, dei diritti sociali, delle lotte di una classe che mediante lo scontro e la rivendicazione per il riconoscimento ha ottenuto diritti sociali che oggi stanno tragicamente sparendo e che di più le classi dominanti vogliono vengano dimenticati completamente, insieme al Novecento tutto liquidato come secolo dei totalitarismi.